qualcosa. Cristiancina, quella lì. Ma anche la disconnessione di Luca bisogna analizzare. Ah, poi sto cazzo di americano. Nauset. Ah, buono, buono. A Luca Tulli, zitto zitto. Sì, sì, non ti preoccupare. Hitra Mascalzino, Mascalzino, abbiamo Mascalzino finalmente. Mascalzino. Ingaggio, Mascalzino. Oh, no, merda. Te l'hai detto, ingaggia. Vengo a prenderti, cambi voi, ci sta. E Luca già preso. Alberto? Alberto, secondo te perché non riesco a vedere i loghi delle altre barche io? Quindi non riesco a fare i bonifici. In che senso non riesco a vedere i loghi? Niente, vedo solo le barche, un colore, del colore che hanno scelto e il logo che hanno messo non lo vedo mai. Ecco. Quindi tipo da, Luca, ciao. Che colore lo vedi? Finita la mia regata. Luca chi? Luca Tulli? No, i primi due tipo. Luca Kozlovic è blu. Ma con l'americano, no, sì, o senza l'americano? Sì. Ma adesso deve... Hai visto? Cosa, cioè, ti ho detto? Luca fa vito, dovevo dargliela a Luca. Invece no, non gliel'ho data e me l'ho presa nel culo. Esatto. Non va bene così. Ma mi spiegate perché gli F50 prendi la penalità un quarto d'ora prima di toccarli? Sì. Sai che bella copertura di Luca su cosa? Su Nauset? No, questo ti spiega tutti e due. No, uno solo. Oh, Pedro non mi ha virato in faccia, cosa è successo? Perché non è capace con gli F50. Guarda la classe di lui. Grazie. Prendo penalità da chiunque, io proprio. Perché team, se mi vieni in culo non è colpa mia poi, però. È quello rosso, sei? Sì. Che bella vele che avevi, mi faceva voglia. Ma scusa, fai bene. In live. Fai bene a non andare a prendere il caffè con Vito, Ma perché Luca cambia bandiera in corsa? Come fai? Perché c'ha il GPS e quindi... viene fuori una bandiera più o meno di quello secondo, quindi dovrebbe essere spagnolo, non so, come lo vedi? È quello vicino a te, tipo una roba strana. Lo vedo spagnolo. Ma che Vito mi è venuto a darmi la penalità, Vito, bravo, me lo ricordo. Ah, madonna, sei tu. Io prima ho virato per non darti la penalità nella prima regata, te non lo ti riconosco, Luca, lo sai. Ricordatelo questo. Adesso mi vira in faccia, cioè proprio niente, Black Team c'era con me. No, se altrimenti gli dava addosso a quello lì, a Flautas. È bello che Luca sta facendo niente di spettacolare, cioè lì fa il suo. Ti fai i cazzi suoi, rompi le balle a Nauset un pochettino. Ma... sì, è giusto. Guarda Luca, ti ho virato e sono andato nel zero vento praticamente. Bravo, hai fatto il tuo dovere. Sì, difatti sei passato avanti. Non ti preoccupare che mo mi ripassi. Chi è Eugenio? Che non c'è mai stato qua, Eugenio. È il mio un sardo. Ma è entrato solo adesso. È McConcas, è il Concas. E me? No, dico è il Concas. No. No, Eugenio è un altro, è forte Eugenio. Sì, ma la mia domanda era diversa, comunque. Ma dov'è che non lo vedo? È il 17esimo. È ultimo che si piano sulle boe. Ah, boh. Che era compito mio solitamente.
Perché appena entrato non ha capito sicuramente come funziona. No, perché nelle altre regate non era con noi, per questo è appunto. No, non c'era proprio, mi sa. Si è buttato dentro. Ha fatto bene. Sì. No, perché forse non lo sa che bisogna iscriversi, capito? Ha letto password, è entrato. Guarda che bel giro di bola che ha fatto Vito. Superato. Sto facendo... Sto facendo la diretta, quindi potete rivedere. Io è 4 volte che premo il tasto destro e non gira. Ma come mai? Non lo so. E poi in partenza vanno e poi quando faccio le regate non vanno più. L'ho fatte tutte così. Sta facendo le foto? Adesso la faccio. Avete fatte, sì. Allora non la faccio più. È un genio. Sei arrivato per fine dietro di Eugenio, ma ti rendi conto, Luca? non mi girava per forza, ero lì che premevo. Un po' di CRC dovresti mettergli. Non rispondo, guarda cosa dovrei mettere. Ci sono degli spray che ti tolgono l'ossido o qualcosa. Ma ci sarà. Arrivo una meta, vabbè che... Buonasera. Nono mascalzino. Io ho visto Paolo che sta guardandosi la live. Decimo flautas. Poi 11 sancia. 12 vita 50. Ma ci sono proprio le classifiche, non è una robina così improvvisata. No. Manco 2 giorni, guardate, fa tutti i tornei senza di me. 2000. Nel frattempo c'è Città che sempre gli dà avanti, ma come cazzo fa? È costante. Non diteglielo a Rocco. In che senso è sempre lì davanti? È arrivato sempre tra i primi. A parte che ha sbagliato la batteria la prima. Esatto. Però ci ha battuto. Ma quante batterie sono? Comunque Rocco non è entrato nella medal. Dice. Ma dov'è che lo scrive? Adesso vediamo cosa è arrivato adesso. Se è decimo è entrato perché ne passano 10-10 credo. Sì. Ma Luca com'è? Secondo me Black Team potrebbe essere entrato. Ma siamo tutti mischiati, ragazzi. Cioè i primi 20? Vabbè, io comunque non sono entrato, no. Mi è sempre arrivato ultimo, è difficile entrare. Ma un ripescaggio. No, non c'è bisogno. Ma scusate, Luca, questa qui è la Los Angeles Knight. Sì, questa lo sai già Knight. Sì. Eccoli qua, sto mettendo dentro gli ultimi risultati. Ma quindi avanti anche più di una batteria, una bestia, quanta gente? 40 persone. Che ha lasciato fuori, mi sa, Lord Beery, che è arrivato all'ultimo. Piano. Luca, siamo 30, io e 31esimo te. Ma dai, come facciamo che tu sei arrivato anche ottavo? Secondo me non li ha fatti bene. Abbiamo una distanza di 11 punti tra me. Ah, ok. No, vabbè, però Tommy è arrivato 28esimo. Sì, ma anche Tommy è andato male, Luca Cosro dice 26, non... No, ricarica. Deve ancora mettere... Vedi, te l'ho detto io. No, a me da Luca Kozlovic 12, sesta posizione. Sì. Con Black Team 35, Luca Tullia 43, 28 e 31. Ah, ma io ho fatto proprio... Rocco è entrato, vedi che Rocco dice che non è 18. Entrato. Quindi passavano i primi 20. Mascalzone è entrato. Oh, Mascalzone, se non puoi vincere sai cosa devi fare, Cosa devo fare? Ah, ok. Ma ragazzi, c'è Farley lì davanti, che vergogna. Luca, fai qualcosa. Sì, è un po'. E non era con noi. E sono arrivato 31esimo. Vabbè, tanta gente su me non si è presentata. Ma quindi sta aprendo adesso la medal?
cioè Nico quarantesimo. Sì, dovrebbe aprire la meta se ha finito di compilare le... Si è disconnesso sempre, Nico? Sì. Vado a sentire di là, lo dico. Eccoci. Come va? Tutto bene? Più o meno. Pregate o rendere, come mi dico, eh? Vabbè, intanto io mi scrivo su un 4 contro 4. Dopo l'ho detto. Bravo. Grandissimo. A non sapere leggere o scrivere. Ecco. Ma cosa è successo con gli stranieri, ragazzi? Ma la fanno un po' bordello, fanno, sono entrati nelle batterie a caso, cioè... Sbagliavano l'entrata nelle batterie? Ma sì, hanno fatto un bordello. Che ma che cosa? Passami sotto il... Cazzo, mi faccio la mela fuori il coglione. Scusa, dove ti mancano i risultati mettili un culo a capo e poi glielo annulli, metti ventesimo, ti dai uno scarto. E però non c'è la possibilità che questi si qualifichino? No, nessuno di quelli sono, no? Guarda i punteggi. 17 punti, si è fatto un 10, ne fa 20. Qual è la password qui? Lo do io, aspetta, aspetta un secondo, ve lo do io. Però qui posso di questi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Manca un 10, quindi qualcuno ha fatto 10, 11, 11. È un 14. È un e 17. Manca un 10, un 14, un 17. Se Arkencel prende un 10, fa 27 punti. E comunque no, fuori perché... C'è già tu. Ah, scusa, devo fare il reload forse. Okay. No, a me dice Arkencel manca la prima. Aspetta un attimo. Arkencel... Ma no, Paolo, cosa intendi su Twitch che scrivevi? E diciamo che ho trovato un poco di confusione. Un poco di confusione. Però io ammazzo, esatto. Ammazzo qualcuno stasera. però io, nel caso il vincitore fosse straniero e non italiano, cosa che non mi auguro, io mi propongo per mangiarmi la pizza che ha offerto Giampiero al vincitore. Guarda, siamo almeno a 6 di pizza che ti devo offrire, però. Vabbè, sì, ho capito, se fai 7 uguale, non è il cambio. Fatto 30, fai 30. Non mangiare, non possiamo neanche cambiare regione. Apposta, perciò dico, figurati il portoghese se viene a Napoli a mangiarsi la pizza. Anzi, vabbè, conoscendo i portoghesi sarebbero anche capaci. Era quant'è che non la facciamo con gli stranieri, guarda. Ti voglio tanto bene. Bello, bello, perché bello, bellissimo, No, ma hanno lasciato Luca Tulli da solo. Vito, hai lasciato Luca Tulli da solo. Sì, volevo sentire cosa dicevano di qua. No? Stavano parlando di pizza, che è una cosa più interessante. Quella di Napoli. Potrebbero rischiare una multa per mandarsi una pizza di Napoli. Ma perché Albite hai fatto una live su Twitch? Sì, in questo momento siamo tutti in live su Twitch. Ah, perfetto. Ce lo dice dopo, no? Così ci no, testa. Invece ve l'avevo già detto. Alberto, ma cos'è un guopo? Abbiamo fatto un test prima. Cos'è un guopo?
Allora, il cuop, o è il coppo, quindi la tegola. A Venezia. Oppure. A Napoli è un'altra cosa. Aspetta, aspetta, sarà. Cos'è? Cos'è il coppo? Può essere... Ah, non lo sa, l'ho beccato, cazzo. Te lo spiega, lo sai già. Quindi qualcosa da mangiare. Un scartosso, sì. Scartosso di roba fritta. Ah, ok. Sì, esatto. Stavamo facendo uno scambio culturale. Ma con Immagino. che parca stanno facendo la meta? Il G70. Guarda. G. G. Ma è stata aperta? Non ci ho capito niente. Quindi Ma cosa praticamente mi state credi? dicendo che dovrei rinnegare il mio secondo cognome Cacace, insomma. Perché non so cos'è un Quattro cuoco. decimi Sì. dove ci sono qualificati? Ah, non 20. No, chi mai detto 20, ragazzi? Ho capito 10-10 io. Dovete leggere le robe, porco E porco zio. Gesù, ci sono qua gli spagnoli che scrivono, i portoghesi che scrivono ogni 2 secondi. Infatti mai più. Più bravi, no? Peccato che siano là davanti, però. Sì, infatti, Questo mi scrivono le risposte dispiace. pure davanti, sì. Qua dobbiamo fare appello ai nostri docenti a vedere di tirar su sempre di più il livello italiano. Guarda adesso appena arriva la Però fibra. ora vi dico sinceramente, loro due sono forti, niente da dire, non rompono nemmeno il cazzo, né Martin né Cico. Gli stupidi Quelli. sono Flautas, Ciacco, Martin e Cico mi hanno scritto anche in privato stasera in maniera estremamente educata e cortese. Quegli altri sono dei mongoloidi. Minchia, flauta sei proprio tonto, cazzo. Madonna. Com'è che è Flautas, scusami? Madonna. Tonto. È tonto. 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 Sì, io non sono riuscito a fare una rega. Cabo di bella guascia. Questo bordello. Ma scusate, ma secondo me avreste dovuto considerare una wild card per lo sai già, anche se non si qualificava. Ecco, pensavo anch'io, però. Cioè, è anche un fatto di carinerie, di, non lo so, La prossima minimo di. volta ti entri solo in medal. Esatto. Wild card. Nauzet fuori, Vic Ahia, fuori. Peppe pentito primo. pure. Vediamo bene Luca e Peppe con Luis che boh, Un porta da bacio sinistro sinistro. in arrivo. E qua Flautas si incastra. Col sinistro che arrivo, guarda Cico qua che La flauta sei il secondo. Fatto il bordo della vita. No, secondo me Cico l'ha azzeccata giusta la virata qua, non Luca. Sì. È andato un po' troppo presto. Io come finiscono? Apriamone uno da 50. Sì, Si può, sì, sì, sì. Bravo. Sì. si può. No, mi sa di no, massimo 20. No, no, come non si può fare? Ne abbiamo fatte da 40 le regate. Da 40, Sì, ma bello. solo Sì, loro no, si possono può chiedere. massimo Si 20. può. C'è un motivo Pensa alla perché boa di stanno Bolina. vendo. Sì, infatti si intruppava tutta la boa di Bolina. Superato quello scoglio. L'importante è che farla sia dietro, ragazzi. Sai che forse Luca con questo destro che entra non è male. Sembra proprio di Non sì. mi ha Peccato fatto male. per Peppe che c'era Flautas che era un miglio dietro. Ecco, col Proprio destro che è peccato. entrato l'ha Infatti, Proprio la virata in peccato. pace. Eh sì. Bravo Proprio Luca. peccato. Fatto una bella virata di 8 linea, molto bella. Un po' incasinato qua, eh. Ma qua se la prendeva. L'ha presa lui. Oh. Sì. E che è a Star Trek qua che sarà.
Bella la mossa di Luca di andare a trovarsi un po' dalle balle. Peccato che Peppe. Sì, sti Luca, bravo. Uff. No, Luca. È sotto vento. Guarda che virata che ha fatto Luca, ragazzi. Incastrato lì Flautas, virata su Peppe che gli sta bene adesso. La virata in copertura prima in poppa non era proprio carina. Qua ha fatto bene appoggiare, dai. Sta girando a sinistra il vento. Comunque Martin Fernandez è molto forte. Martin Fernandez è Giant Steps. Sì. C'è anche Windows 98. Ma è quello con cui hai litigato tu, Alberto, è l'altro. Credo sia un altro. Un altro. Non mi ricordo chi era, però. Sneed. Che ritardo di speak è stato, era troppo stretto. Sì, non ce la faceva stare su. Non ce la faceva. E guarda Thomas che va all'attacco di Chico. E Luca qua ha guadagnato qualche metro importante. E vediamo cosa fa il francese. Se il francese non fa pirlate, li sega tutti e due. Uno, due, tre, portoghese. Sì, vabbè, francese. Ma guarda. Bravo Luca lì a rimanere. Vediamo se adesso. E che si è disconnesso? Guarda. Certo. Povero Luca. C'è qualcuno che sta giocando contro gli Stormtrooper qua? Grafica. Ah, Pedrito. E che sei disconnesso? Pedro, vero? Sì. Pedro, tutte le. Medal si disconnette sempre. È un campione vero, lui non serve la medal. Lui si qualifica e poi dice arrangiate. Esatto, io ho fatto il mio. Peccato se me l'ho persa, ragazzi. Peccato. Tripletta portoghese in generale. Tripletta portoghese? Sì. Sì. Fernandez, Chico, Thomas Martins, poi Luca quarto, Farley quinto, almeno dai Farley quinto. Sì. Peppe e Pedro che avevano una bella cosa, sono crollati. Cioè, incredibile, ragazzi. Cosa si fidano di fare per una pizza ai portoghesi? No, ma loro sono molto bravi. Difatti è stato strano che è stato un peccato che il Portogallo non abbia potuto fare la Nations, perché sono forti tutti. Perché non hanno potuto fare la Nations, scusa? Perché non hanno pagato l'entry fee essence. Ah no. Poi diciamo che quello è a pagamento. Praticamente devi avere la ranking. Se hai la ranking nazionale, che è a pagamento, hai possibilità di accesso alla. Sono portoghesi, non a caso. Ma però in genere i portoghesi non pagano, però entrano. Normalmente è così. Però gli è arrivata la cartella e sa tu, Riau. E qui tavolo. Giancarlo, gli mandi le pizze tramite TNT Traco.
In Italia, devo che scrivere in italiano. Ma no, non, vi rispondo, non vi rispondo tanto stasera, ma rotto il cazzo. Cos'è che ha scritto questi? Più J. Giampiero. Eccolo. Più J. Giampiero. Ehi. Una brutta notizia. Cos'è? Stai facendo una moto 498, fermo, come Rabbids. Sto facendo 498. Sì. Ah, là. Sei senza vento. Mamma mia. No, sto aspettando domani. Sì, domani che sei finito, stai a 600 miglia. Il recupero. Beh, ragazzi, se tutti dire PJ, ho messo solo io qua. Dove? 4-4-4. Ma se siamo in 20 qua, metti che facciamo. Ma sì, tutti la gente. Messa. Buono. Poi solo io, lo sai già, ce la mette alle 8 del mattino la J. Ce la leva alle 4 di notte. Ma quello ormai il botto gliela metterà solo lui. Appena finisce una regata. Ragazzi, ma veramente stamattina alle 8 meno un quarto l'avevo messo. No, se sveglio qualcuno. Ale. Sabino. Mascalzino, Terra chiama Sabino. Che si è in chat di là? No, è qui. Qua. Mascalzino. Cosa volevi dire a Mascalzino qua? Sì, tu, oltre perché ha fatto entrare quelli della terza zona e volevo capire se sono tutti terza zona questi. Però se un ottavo mette, così ci facciamo sta regata e poi vado a dormire. Forse. Per cortesia. Poi controllo il giocare, lo sai già e basta. Disattivo un attimo le... Ecco qua, è arrivato. Claudio, ci fai compagnia? No, sono su una serie. Okay. Bellissimi. Siamo in otto, Ah, ok, perfetto. E Tommy devono fare le squadre. I colori qua sono rosa e giallo, giusto? Sì. E 70. Sono onorato di essere first pick. Che non sa che ultimamente sei un po'... Sì, infatti sono fatto proprio schifo ultimamente, quindi... Sei in fase Luca Tulli, quasi. No, magari. Molto peggio. Cap Tulli. Ma scusa, sei tu un Nassa 5? Chi? Chi è Nassa 5 su Twitch? Beh. Ah, sarà Luca Santa che ci pacca perché col... Sabino? Oh? Sono tutti i tuoi conterrani quelli che sono entrati, no? Allora, non li conosco tutti. Musca, Tarquinio. Tarquinio, sì. Ok, li ho messi tutti sotto di te comunque. Kami, sì. Chi apre, ragazzi? E Musca, Team 2, che colore è? Ok. Team 1 è giallo o blu? Team 1 rosa. Team 1 è scritto lui in terza zona. Quindi... Team 2 è giallo. È terza zona. Creo io se volete. Sì. Ok. Ti ho messo tutti dentro. E uno l'apra. Datemi un secondo. Sto cercando qualcosa con un po' più di vento. E qua è la tristezza. Andiamo a Nuova York. Game 36. Aperta. Ma secondo te perché Nassa 5 qua non viene a giocare? Brutta persona. Dov'è il nostro capitano qua? Fatica a entrare. Dai il via, dai. Riavvio.
Ha detto dai il via, eh? No, ha detto riavvio. Ah, ho sentito male. Via, dai. Questi qua è posaboli, trovano le figurine panini. È uscito un altro rosa ecco nel frattempo. Sì, perché è allora, città. chi è che non sta giocando? Città manca. Io. Ah. Cosa facciamo? 2-2, 3-3, 4-4. 2-2, vediamo. Carraro, sei in live su Twitch, ma non rispondi ai commenti. Ho detto, chi è sto Naso 5 qua? Che... Ciao Santa. Ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao Luca. Ti avevo scritto se venivi stasera, ma ho visto che non forse eri impegnato. Sì, sì, non sono riuscito ad arrivare. Vieni a farti un team race dopo. Ma dove eri che c'è il coprifuoco alle 22? Avevo altro da fare. Sì, vabbè. Bonello. Non indagare. Non si può uscire di casa, ma dentro casa ci si può stare. Dividere la casa con tre bei compagni. Monello. Ma c'era l'Italia, c'era Bernardeschi. Ho sperato che si rompesse, invece no. Invece ha giocato quasi bene. Sì, ma il nazionale gioca bene, perché è la testa il suo problema. Ah sì, siete già partiti. Sì, stiamo facendo 4 contro 4, che sarà un bagno di sangue per noi rosa. Ma... Perché ci sono io? Gino, che... Ma c'è Vito, che bagno di sangue che sia. Per quello. Che è il motivo principale. Io ho visto che era la meda, ho detto, dov'è Vito? Non c'era né Vito né Luca Tullio, ho detto, non c'è motivo di guardare questa meda race. Bravo, hai ragione, vero? Io TJ, adesso... io Santa. Ah, devo arrivare, un attimo. Aio santo. Ma se siete già partiti? No, se due contro me. È perché siamo tipo in 12, quindi c'è posto anche per un'altra regata in contemporanea. Arrivo, metto Jay. Mi manca qualcuno che è il dodicesimo che non ha messo la Jay. Veramente. Eccomi. Allora, io l'ho messa. Mi manca sempre uno. Eccolo. No, Claudio. Con Nico sono. Mannaggia. Otto gli che arrivano qua. Ah, porca miseria. Che vita da fare, un coglione. Grazie Paolo. No, figurati. Ma stiamo in questo canale qua, andiamo da un altro? Mi sposto io. Grazie. Mi sposto io. Io sono da cellulare. Ragazzi, c'è Giampiero lì davanti che non va per niente bene, andiamo a affondarlo. Ma dove sta Giampiero? Scappato? È il team lì davanti. Vira, buono. Bravo Giampi, distruggilo. Io vado a prendermi il destro. Vai. Ragazzi, arriva a destra, venite a destra. Ciao, buono. Rosa, venite a destra. Zio Billy, venite a destra. Questo nero non entra, non arriva al destro. Tiro uno di quei porchi. Capito, dove sei? A destra o a sinistra? Destra. Sopra la stessa spina. Vito, riesci ad andare un po' lungo sulla ley line? Così non mi copre. Bisogna. Grazie. Sei tu quello? Sì, sono io questo. Ok, 3-2-1, vira. Non la vedo bene questo. Madonna, ho perso 60 posizioni. Ah,
Uno, due, vai. Carraro. Conta i morti. Fa il becchino. Altro Alberto. C'è stato. Ragazzi, stramiamo subito, eh. No. Ottimi, veramente ottimi. No, vero, no. Ho via la carta di qua. Tutti in trenino qua, eh. Vai, Vito. Buono, perfetto. Prendo il ping. Quindi... A Stefano, sei ancora Vito? No. Io viro subito, ok? Io vira anche tu, paio. vira Vito. Sì, vedevo un più scuro di là, sei lungo. Stefano, come va? Bene. Vito, riesce ad andare? Certo. Vito, dovresti aspettarmi, per educazione. Sì, faccio la trappola ad Alberto, se vuoi. Beh, ti potrebbe arrivare un bonifico, eh. Così mi disereda immediatamente. Vai avanti, tranquillo. Ce la fai? Mi ero tenuto un po' alto per vedere se volevi entrare. Devo forzarla, perché comunque... non so se andare, perché comunque... Vabbè che devo far 7-8, no. Ragazzi. Mia. Ah, dai, subito, stramba subito. Ma sì, sta mi. Grande, se Stefano, no, vai Stefano, macellali tutti. Sì, Vito, andiamo a chiudere, facile. Finito di coprirmi. Stavo guardando la chat di Twitch, scusami. Lo so, vuoi passarmi, lo so, ma dato ce la fai, se non ti preoccupare. Lo so, provarci. Però con lui un ghiappetto. Sì. Vai che lo prendi. Non prenderla. No, Stefano. Ho capito, facciamo uno a destra, uno a sinistra, non è che... Vabbè, ma almeno... non avete fatto l'ultimo, quindi abbiamo vinto. Che colpa di solo, lo sai già, capito? La penalità alla fine. Sì, esattamente. Cazzo, sei sempre lì che è pronto a giocare e poi ti fa perdere. Quello così è. È incredibile. Ma lui se lo può permettere perché ha un casino di punti in classifica. Me ne sono accorto, sì. E me lo fa sulla quantità. Non so. Vabbè, concedo la rivincita. Poi vado a dormire. Ah no, qua è più non uguale. Adesso è Tommy che sceglie per me. Troppe penalità stupide. Oh. No, ma sono ancora rimbambolato dalle regate di prima. Io anch'io per questo. Ok, allora inizio già a creare game 37.
se non dovevo neanche cambiare colore. Vabbè, se il 38 questo Luke, Alberto 37. Sì? Ah sì. Non ti fidi, è andata a controllare, sei una brutta persona. E Luca che è un po' nervoso ultimamente. Sì, mi auguro, vabbè, siamo ancora gialli. Ti auguro. Festivo. Quindi praticamente è cambiato che Stefano va in team 2 e Tommy va in team 1. Sì, quindi noi rimaniamo rosa allora. Esatto. Lui, sì, lui dice che cambia, non so, no. No, però Black Team... No, no, Luca. 37. Ok, posso dare via, vero Luca? Direi di no. No, guarda Alberto, però mi devi far partire una cosa. Cioè... Io pensavo fosse Luca, te lo dico subito. No, perché mi sta venendo una sindrome, capisci? Anche il nostro capitano che doveva cambiare colore. Ma che cosa è successo con gli stranieri prima? Che ho sentito solamente i porconi, ma niente di più. Ma che fanno sempre casino. Niente di che, insomma. Stefano, ci sei? Posso andare? Non ho capito. Sì. Ok. A posto, vai, vai. Questo sono io, Alberto, un'altra volta. Cioè... Paolo, voglio stare vicino vicino a te. No, ma io lo apprezzo molto perché poi imparo, no? Eccolo appunto, vai, vai, così sono più tranquillo. Perché la prima mi accontenti. Sono riuscito a prendere da solo, andare addosso alla barca da solo, pensa un po'. Yepa. Che miseria, guarda, c'è niente. Questi spinner bisogna vietarli, eh. Ma di fatti il... No, 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 no! Non so chi mi ha mancato di poco, ma... Tom. Grazie, Tommy. Da finito il Colosseo, Tommy, non ho capito io. Faccio la lepre. Mi sacrifico. No! Oh, peccato. No, vai. Scusa. Lì proprio. No. Merda. Non mollare, ma. E come molla? È l'unica possibilità che ho, ti poggia addosso. Attento, Vito. Sì. Ah, cane, non finisco mai la virata. Che prodiere lento che ho, mamma mia. Fatto. Voglio ringraziare Paolo che mi ha tolto Tommy dalle vele. Che Tommy mi ha virato secco sulle vele. Per fortuna gli ha fatto una virata sul muro. Ragazzi, cosa ci fa Luca Tulli terzo? Ma mi dà quinto.
Bravo, Giambino, va, lancia una bella vita da baci. In coppa. A pomarola in coppa. Madonna, tutti qua siamo. Come facciamo un bel tappone per Vito su il nostro amico Luca? Lo pigliamo? Non è che ci vuole molto, eh. Come siamo messi? Male. Male. Dobbiamo tornare? Che cazzo. Dove cazzo sta andando? Chi è che mi copre? Non, spero non io. Ti posti, no? Fammi quando cioè, posso virare. Posso tornare indietro, eh? No. Sì, 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 secondo me devi tornare indietro. Una botte di ferro. No, ma devi tornare indietro, Giampiero. Metti in chiappetto. Perché mi hai virato sul muso, Tommy? Perché pensavo che mi prendevi. Ma no, che non ti prendo. Ambie, vedi che devi tornare indietro. Giampiero, ti piace quella posizione? Di la verità. Sì. Siamo sereni? Botte di ferro. No, perché vedo strani assemblamenti là dietro. Appunto. No, che è Luca Dule? No. Io sono accerchiato. Abbiamo fatto una cazzata. Però. Prendo penalità, ma vado a tagliare. Guardate al Giampiero, si è fatto qua. Guardate al Giampiero. No, ragazzi, eravamo in una botte di ferro. Ci basta? No. Allora. No. No. 2, 9. 11, 19, 17. Non fa. L'abbiamo fatta? Ma perché 17. Non hai tagliato tu? Infatti. Ragazzi, 1-2 perde solo con 7-8. Non è 1-2, non è 1-2. Sì, ma erano 1-2-3 loro. Dovevano andare a chiudere. Erano. Dovevano chiudere 1-2. No? Fare 1-2, io arrivavo anche 7. Infatti Giampiero un'altra volta ci ha messo il suo, anche se arrivo sesto, non so, vabbè, comunque l'abbiamo vinta, dai, non importa. Colpa mia. No, vabbè, tranquillo, va bene ragazzi, io vi darei la buonanotte. Sì, anch'io ti saluto anch'io. Sì, ciao, grazie di tutto. Notte. Ciao, buonanotte di là. Ciao, vado anch'io. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte, grazie di tutto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.
Buonasera, come va? Ciao ragazzi. Male. Sono venuto a darvi la buonanotte. Li stiamo sculacciando. Vabbè, perché prima... manco io, mascalzone senza di me, non si prima concentra. Prima ci ha sculacciato loro, però. Prima malamente anche. Cosa faccio, Nico? Vai dritto. Vai a chiudere le line su... Vira ora. Non ha virato. Ha virato lo Claudio, il compenso. C'è spazio? Se... Sì. C'è un mucho di spazio. Primo o secondo lato? Secondo. Quanto fai, Ale? All'86esimo. Fai chi se ne frega. No, vabbè. È gol. Tanto come 14 l'abbiamo fatto. Va bene, buonanotte. Buonanotte. Ciao Luca, ci vediamo mercoledì. Ciao Luca. Ciao. Ma guarda lì che bella imparata, due Gianni. Persa importanza. E Sabino prova a infilarsi sotto, cioè. No, è lì perché ho avuto un attimo di tentennamento. Fatale. Adesso manca l'arrivo. No, non ho fatto, cioè, non ho problemi con la connessione, ragazzi. Stavo andando dritto. Sembra che volessi centrare Luca Santo a tutti i costi. No, non mi strambava più, non mi strambava. Comunque sta cosa qua che aveva i cerchiolini rossi delle penalità, per uno come me che non sa un belino, è una comodità mica da ridere. Hai visto che roba? Quanti siamo? Si fanno 4? Siamo in 8? Siamo 8, sì. Vai. Faccio l'ultima. Guardo di Napoli, t'ho scritto in privato 600 volte. Mi devi dire di che cazzo in zona sei, porco. Beh, moro di Napoli, scusa. Anch'io presumo. Scusa, ma... non faccio un ragazzo. Dai, facciamo l'ultima qua. Abbiamo Kill the... No, falla. Io mi faccio una Division Rivals. Con chi sono? Ah, aspetta ancora a decidere. Come fate ad avere 213 punti? Come fai ad averne 24, tu, Luca, insomma. Io ne ho 24. C'è proprio... Neanche mascalzino. Vabbè, qua. Sì. Già poco. E io I killed the pixel. Stack a point before the start. Yeah, that was a big mistake. Ciao in short stream, nice to see you here. Nice to see you racing. Thank you so much. I hope to see you racing again sometime soon, okay? Se mai diventerò ricco, ti chiamerò. Non c'è bisogno di essere ricchi. No, siete cari come appestati, quei architetti di merda. Vi odio tutti. Ma a Milano è tutto caro. Porco zio, 2600 euro per dirmi che divano comprare. Alla fine lo compro dell'IKEA. Cosa sono? Team 2 è giallo, no? Sì. Ti faccio vedere la postazione che ho a casa. Porco zio, ma ho fatto il progetto degli interni. Chi apre? Guarda. Apro io. Arriva, guarda, tutto IKEA. fatto... Ma anche i quadri sono dell'IKEA.
No, i quadri li ho stampati con la stampante io. Sì, ma il frame dell'IKEA. Che tristezza. Ma è molto bello. Il progetto dell'interno, porco zio, mi ha proposto delle sedie per il tavolo, 560 euro l'una. Ma scusa, dagli da bere. Sti cazzi, com'erano queste sedie? Ma delle sedie della Lago, molto belle, per l'amor di Dio. Ho capito, 560 euro l'una, zio porco, falle anche sì, brutte. Neanche care qui, tra l'altro. Mobile TV. Ragazzi, è aperto. 300 euro. Quella sedia lì che vedi nella foto, quella nera, costa 350 euro. E tu ci appoggi i cavi? No, non quella, l'altra. Quella costa di più. E tu ci appoggi i cavi? Esatto. Beh, quella su cui ci appoggi i cavi sembra uno scomodo. Con... Ho fatto... No, invece è comodissimo. No, è comodo. Come la passo il game? 38. Le luci sopra il tavolo in sala, 860 euro lampadario. Io vedo un qualcosa, ma veramente... dovevi chiamare Mascalzone, ti faceva fare il progetto di troppo. Sì, Nico, no, credo essere rosa. Ho sbagliato il colore. E io gli avevo chiesto una lampada che era quella della Floss, quella che sale e scende, come cazzo si chiama? Che ha il filo a terra e il filo soffitto. Filo, può essere. Come? No, filo è Foscarini. No. Io non me lo ricordo di mia memoria. È l'unica che chiama. Poi dice, ho fatto un letto e materasso di 5.000 euro. Ho detto, te sei scemo. Letto e materasso di 5.000 euro? Sì. Vabbè, ma Cristo, sì, cioè, non esiste, dai. Sul volo, letto, bello. Adesso no, ho capito, ma 5.000 euro ci vai in America tre settimane, cazzo. No, ma vabbè, se fai tutto Lago, sì, ovviamente, ma forse dipende poi, Ma no, ma io di Lago in casa non ho niente, perché ho gli armadi della Lemma, la cucina Ernesto Meda, poi il tavolo ho preso un'altra roba. Ma poi ormai c'è un sacco di roba, cioè, proprio... Guarda, puoi spendere tanto in alcuni accessori, secondo me, che fanno la differenza, basta. Ma tipo, le sedie non ha molto senso. Cioè, averne mai 5 sedie da 500 euro non ha senso. No, quella fai. Se meglio a quel punto una bella poltrona importante ti arreda. Ma le sedie del tavolo, cioè, dipende, poi voglio dire, un conto che sei... Non so. No, ma stiamo già partendo. E voi chiacchierate, io vi ascolto. Mi perdo in chiacchiere. Infatti alla fine tutta la parte della TV l'ho cambiata, faccio tutto l'IKEA. Tommy, lo so come vuoi tanto bene. Boh, ragazzi, io ne ho massacrati due in partenza. Ma non riesco. Il mio l'ho fatto. Nico, vira che ci passi. Non mi convinci, Luca Santa. Luca Santa ci sta portando a spasso. Ma ora lo mando in crisi. No, l'ho preso. Pensavo mi virasse addosso. Cazzo, io più di affondarli così non so cosa fare. Per fortuna che non ci sono danni sul serio, perché sennò di assicurazioni qua sarebbero drammi. Come siamo messi noi, gialli? Malino. 7-8. 1-7-8 non vincono?
No. E 1, 2, 7, 8 vince. Non so le combinazioni, 4 contro 4. Sì, non è. Al sinistro. Oh, qua c'è un destro della Madonna. Proviamo questa tattica, vediamo. Ma ragazzi, se io rimango dietro a far tappone, cosa dite? No, sì, andiamo. Sì, ma infatti volevo dire che mi fermo io di tappone. Bella lì, lo so come gli avete data, ma... Perché l'ho presa? Questa qui è la penalità di Alfredo Ricci. No, perché l'ho presa? Non lo spiegate, non lo so. Perché lui è entrato un muro dritto in zona. Te l'ho anche annunciato, vediamo se sta tattica. Funzione ci si è cascato. Ma io non le so queste regole qua, ragazzi. Io pensavo che entrando di lì... No. Ragazzi, mi sento un guerriero contro tre qua, No. Comunque non sei stato sportivo, Ale. Hai approfittato della mia ignoranza. Non è vero. Scusa, tu sei entrato come? Non ti ho guardato neanche. Siete entrati tutti e due mura dritta. Solamente che lui era sotto vento. Lui è entrato da sopra, ha fatto due virate poi. E lì ti ha ciulato. Buona, raga. Ho sbagliato. Slovenia. Hai vinto o perso? Ottimo. Se fai la weekend di FIFA. Sì. Come è andata? Non ci ha dato troppe soddisfazioni questa settimana. Abbiamo fatto 14. Minchia male. Lo so. Beh, quelli sono i nostri standard, che cioè 17-14. Perché te la giochi? No, io FIFA ho deciso non voglio sentirlo nominare. Perché abbiamo fatto... Te la guarderai da gente che fa 27, che spende 4 milioni di euro. No, perché abbiamo fatto a febbraio, no, marzo, aprile, maggio i tornei di FIFA. Ah, ok. E anche Pro Club. E c'è di quella gente che veramente sono dei malati di mente. No, ma io... Ma malati di mente, veri. E c'è gente che comunque passa i weekend attaccata alla play a giocare e non faceva altro. Adesso per forza, è per quello che stasera non c'era. Anche questo non ho capito perché l'ho preso. Perché eri in manovra. La Madonna, era in manovra. Quanto dura la manovra? 6 mesi. Beh, un'ottima performance della squadra gialla. Ottimo. 3 su 3. Sì. Si andava a letto da meglio. se la taccia per Tom. Se la taccia. Sono tornato ottimo. Comunque Antonio D'Angelo, Moro di Napoli, presumo che a questo punto sia di Napoli. Sì, non mi risponde, quindi presumo anch'io. Beh, Tommy, non lamentarti con 200 e milioni di punti. Te lo conosci per caso? Lo sai già? No, Morena, aspetta, sì. Sì, l'altra volta era lui. Però non lo conosci, non sai se è di Napoli veramente o se... No. Ah, mi scoccia.
Ma dai Luca che manchi solo tu. Sì, dai Luca che manchi solo tu. Sì. Vabbè. Comunque mi ha inserito Lucas Moore in un gruppo di quella roba che vogliono fare la Pro League a squadre. E poi si gira tutte le info. Che palle, perché sempre io? Perché sei quello con più punti, Tommy. E cambiate sta regola. No, mi sembra giusto che quello con vedete quelli più simpatici. E poi ho iscritto una squadra a una roba degli spagnoli a squadra. Che non mi hanno iscritto. No, il bacio della morte. Il bacio della morte qua. Sto scherzando, Tommy. Così ne perdi una. No, non è... anche quella di prima che ho regattato con te abbiamo perso. Però le prendi. E se no mi raggiungi. Sembrero. Ma è assurdo, vero? No, no, ma stacco. Non gioco. Ma come funziona la Game League? Come allora, Game League? Che devi fare sostanzialmente, ti qualifichi e devi fare 30 partite dal venerdì alla domenica notte. Secondo le partite che fai hai un rank. Diciamo che quelli bravi fanno dal 27 in su, però è gente che magari investe migliaia di euro in FIFA perché lo fa di lavoro. Nico, devi scegliere tu, Nico. Cioè, io ho già la regata aperta. Nico era andato a fare la classifica per la Metal Race. Madonna, stasera di mal di testa. Che cazzo sono i portoghesi quanto scrivono, madonna. E che c'è? Quando volete la regata è già aperta. Quando fanno le squadre entro. Io ero giallo. Io rimango giallo. Fortissimo. 30. Com'è che è il numero che non me lo sono già dimenticato? 39. 39. Grazie. Non vedo l'ora di affondare Mascalzino qua. Comunque Albin, te non puoi sparire così per 3 giorni, perché poi Alfredo mi chiama sul cellulare e mi chiede se so che notizie. E detto, ma il numero inglese funziona in Italia? E tu guarda, sì, penso di sì, ma no, perché non vorrei disturbarlo. E tu guarda, ma sarà bene, tornerà. C'era Alfredo stasera? No, è tornata la moglie. Cioè, la futura moglie che doveva sposarsi a aprile e poi è arrivato il COVID. Ora credo. Quindi è un po'. Ma quando è che fate? E adesso, difatti, domani lo chiamo e partiamo con l'Academy. Oh, secondo me è il 26. Tenete un posto, capito. Non so, farete delle iscrizioni o... Sì, sono 150 euro a lezione. Ah, 150 euro a lezione? Beh, ti do l'IBAN. Mandami il tuo IBAN che lo mando a Vito, tanto ha detto che finanzia lui. Ecco. No, sul serio, com'è che funziona? Sì. No, daremo delle iscrizioni delle persone che vogliono partecipare e facciamo queste lezioni, insomma. Adesso devo ancora parlarne con Alfredo, quindi adesso domani mattina lo chiamo.
Tanto hai detto che il giovedì sera non lo facevo. Sì, sì. Tendenzialmente dovrei. Finché c'è la pandemia, Covid, finché siamo in lockdown, sicuramente ci sono. Adesso dovremmo vedere se riutilizzare le stesse lezioni della volta scorsa. E quindi fare un base-base, un avanzato un po' più. E comunque noi continueremo con lo short sul base. Qui impari decisamente di più. Sì, tutta la vita. Per imparare non c'è paragone. E secondo me è un mascalzone qua. Non so. Ah, è mio, no, ma chi è stato? Chi è stato così gentile a darmi una penalità in partenza? No, ho virato. No, non è possibile. Sì, sì. Non è possibile. Mamma mia, me l'ho passato. Grande partenza abbiamo fatto, donne. Sì, che hanno presi tre qua. Andiamo, volate ragazzi, volate. That's con chi c'è Nico? Ah, con noi. Vai Giampiero, non mollare niente qua. Ne ho due che andiamo fino al ponte adesso. Giampiero, mi dai una mano qua su Mascalzone Luca Santa? Grazie. Aspetta, devo fare la prima. Chi era? No! Spettacolo! Ma cos'è sta roba? Che infame! Mi ha preso il tempo. Ella. Non so se è lui o il gioco, comunque qualcuno mi ha preso il tempo. No. Ah. Nico, devi darne 6 o 7, Nico. C'ho là, no. Passo Alberto? Sì. Mortacci tu un pelo. Vado io. No. Claudio, dimmelo. Ma cosa ne so? Allora, la prima delle lezioni dell'Academy parla di comunicazione. E non lo so, io volevo passargli dietro. Chi lo affonda questo? No, oddio. Affondalo. Mico infame. Oh, Claudio! Dai, su. Claudio. Era un metro avanti. Olè. Raga, 2-3-4, mi raccomando, dobbiamo tenere 2-3-4, Luca. Una parola. Vai via da lì. Vai. Entra in zona e affonda. Attento. Sì, va bene, tanto 2-3-4 va bene. Prima bisogna non fare. Finirà così. 1-3. Ma vada. Bravo. Ah, peccato. No, già stavo. Perché così? No, dai, la seconda no, non ci sta.
Ehi, dai. Vai Ale, vai Ale, vai. Non ce la fa a passarla, eh? Portalo su, Ale. Sì, sì. Dobbiamo prendere Luca Santa e farci un trito di mare. Qua. Grazie, ragazzi. Chi è che ho dietro? Claudio, anche se ti ho affondato prima, cerca di difendermi. Grazie, dobbiamo fargli fare 7-8. Noi, qua. Vai veloce, più veloce che puoi, vieni a sinistra. Ma c'è tristezza a sinistra. No, c'è più vento. Quanto vai? 13. Vai ora, Luca. Fai la strambatina che ti vengono dietro e ora ristramba. Esatto, che li vai a coprire, si coprono tra di loro. Vai, Luca. Rifalla. Ok, allontanati così, bravo, vai. Ce la faranno questo eroe? No, non ce la faccio, no. Te vieni a chiudere anche se ti copre. Bravo, vieni a chiudere, ben vinto. Bravi. Mamma mia, pagliatone. C'è Claudio di là che si sta uccidendo con Alberto. Bravi ragazzi. Il bacio della morte di Tommy ha colpito. Buonanotte. Ancora. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.